Ma dove sono? Ma che diamine? Non funzionano gli spararagnatele! Ma che cosa? Aspetta! Che posto fighissimo! Ma nasconde qualcosa! Devo capire dove sono! Ma che cosa? Fatevi sotto, cattivoni! Siete finiti nella mia ragnatela! Sì, credo che funzioni come frase ad effetto. Un momento, ma qui il mio dispositivo cerca cattivi da altri universi, non rileva alcuna anomalia. Che strano, forse si è rotto. Ah, ho capito. Ned avrà di nuovo sbagliato con il portale. Io gliel'avevo detto che doveva esercitarsi di più con la magia, ma ovviamente era troppo impegnato con le vacanze estive e con la sua nuova fiamma. Il solito Ned... Bei tempi quando Ned era un po' più nerd. Ok, questa era brutta. Meno male che sono da solo e non mi ha sentito nessuno. Oh, ehi, ciao, ciao a tutti. Allora non ero solo. Bella figura, Peter, come al solito. Ciao ragazzi, ciao, come state? Tutto bene? Ho detto... sì, grazie, grazie, ma vi ho chiesto una cosa. Come state? Tutto bene? Sono il vostro arrampicamuri di quartiere e sono qui in missione, lo sapete? Io sono qui perché sto cercando di rimettere a posto alcune cosette dopo quel piccolo problema con il multiverso, sapete? Lo sapete che è l'insieme degli universi paralleli al nostro, ognuno dei quali si trova confinato in un sistema di inflazione eterna con variazioni costanti differenti tra loro? E insomma, vabbè, non è una ficata assurda? Ok, scusate, non volevo annoiarvi, però magari voi potete aiutarmi. Sapreste per caso dirmi dove siamo esattamente qui? Non ho capito. Dove siamo qui, ragazzi? Ah, Barletta, ne ho sentito parlare. E ditemi, avete visto qualcosa di strano in giro? Qualche super cattivo che semina il panico? Ah, no? Non l'avete visti? Neanche uno? Io sono venuto qui apposta. Vabbè, allora è tutto tranquillo. Dovrò comunque dare un'occhiata. E intanto faccio rapporto al signor Fury. Datemi un secondo, pronto? Salve Nick! Scusi, volevo dire signore. Sì, sono io, certo. La missione procede bene, sì, sì, sì. Dove sono? In Italia, signore. Sì, a Barletta. Sì, è un posto bellissimo, pieno di spiagge, mare e cibo buonissimo. Sì, sì, me l'hanno detto delle simpatiche persone che sono qui. Certo, certo, sono qui davanti a me. Ma come ologrammi? No, non sono ologrammi, non sono illusioni. E nemmeno degli alieni. Le garantisco che sono persone vere, dei terrestri. Dico bene, ragazzi? Facciamo sentire un urlo più forte al signor Fury, se no non ci crede. Uno, due, tre! Ah, una festa? No, 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 non è una festa, signore, davvero, davvero. Sono in missione, ho solo un po' di compagnia, tutto qui. In effetti, visto che ci siamo, non sarebbe male fermarsi un momento per mangiare qualche panzerotto e fare un po' una festicciola? Vabbè, comunque, sì, signore, ok, ok, ho capito. Prudenza e profilo basso, va bene, va bene. Certo, certo, non darò nell'occhio. No, 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 scusi, scusi, signore, non intendevo prenderla in giro, davvero, era solo una battuta, era un modo di dire, dare l'occhio, sa... No, pronto? Pronto? Oh, mi sa che si è offeso. Vabbè, allora darò un'occhiata qui in giro, devo assicurarmi che siano tutti al sicuro, sapete? Perché quando si riesce a fare le cose che faccio io, se non le fai, e poi succedono cose brutte, succedono per casa tua. Perché da un grande potere derivano grandi responsabilità. E quindi stavo dicendo che... Che succede? Spidey? Ciao. Non sai più parlare? Che ti è successo? Sai che sei strano senza voce? Non sembri più tu, vero? Sì, la figura, però non sei più così amichevole. Non sei più così spavaldo, insomma, fai le battute. Mi dispiace, non riesci più a parlare. Potrebbe esserci chiunque lì sotto, insomma, ecco, non sembri tu. Comunque, guarda, c'è una missione per te, ci sono altri supereroi che ti stanno aspettando. Corri, 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 sbrigati, devi salvare delle persone! Salutiamo il nostro Spidey. Ce ne siamo liberati. No, poverino. Ciao a tutti, mi presento, sono Alex Polidori, sono un doppiatore, e qualcuno mi conosce per aver dato la voce a quel personaggino lì.
nelle ultime apparizioni cinematografiche, non in tutte. E niente, sono molto felice di essere qui perché volevo parlarvi della voce. Perché la voce per me è veramente vita. E poi ve lo spiegherò dopo il perché. Tutto quello che so fare ruota intorno alla voce, canto, recito e forse non so fare nient'altro. Però volevo farvi capire come che cosa è successo qui. Un personaggio così iconico, no? Che tutti conoscono, grandi e piccini, lo amano tutti. Privato della sua voce, almeno la voce che tutti conoscete, almeno qui in Italia, la mia, e, diventa strano, non sembra più lui. Perde un po' l'espressività, perde la sua anima, vista anche la maschera, non ha espressioni. Quindi la voce gioca un ruolo fondamentale. Sembra un po' quasi privo di un suo superpotere, nonostante le grandi doti atletiche. Anzi, facciamo un altro applauso a Spidey, che ha fatto delle cose bellissime. Però perde un po', no? Perché senza quello strumento che possiamo utilizzare tutti noi, che noi doppiatori utilizziamo sempre, per tirare fuori tutto quello che è nella nostra anima e per trasmettere emozioni, che si chiama voce, i personaggi forse non prendono vita come dovrebbero prenderla. E la voce probabilmente è il primo suono che ascoltiamo quando siamo non neonati, proprio quando siamo nel ventre materno, mi viene da dire. Oddio, forse nessuno lo può sapere. Però secondo me la voce dei nostri genitori la ascoltiamo un po' e cominciamo già a familiarizzarci. E quando nasciamo, la voce è il simbolo della vita, perché che cosa facciamo? Piangiamo, strilliamo. E quindi quello è il momento in cui diciamo, io esisto, sono vivo, ci sono, mi sto aprendo alla vita. E anche per gli altri, no? Strillare, piangere appena nati è sintomo di buona salute, insomma si dice questo. E quindi è il primo suono che emettiamo, è il primo suono che sentiamo, e poi ci affezioniamo alle voci dei nostri cari, che diventano voci familiari, appunto, no? Perché sono quelle che ci trasmettono le emozioni. E questo è quello che spesso capita, forse in maniera un po' forzata, però con il doppiaggio, i doppiatori, noi magari ci affezioniamo alle voci degli attori che conosciamo ben, no? Perché ci trasmettono emozioni, perché ci fanno vivere delle avventure assurde, no? Attraverso il grande o il piccolo schermo. E quando ci cambiano la voce all'attore, al nostro attore preferito, è strano, capita, no? Capita spesso. E abbiamo quel senso di smarrimento un po'. E pensate se ai nostri familiari, se a un nostro caro, perché poi diventano quasi dei nostri amici, no? Gli attori, i personaggi a cui siamo affezionati. Pensate se ai nostri cari cambiassero la voce. Un giorno vi svegliate, c'è una mamma che parla con un'altra voce. Farebbe strano. Non sembrerebbe più lei, forse. Addirittura parlate al telefono con un vostro parente e ha un'altra voce. Non sembrerebbe più lui. E quindi la voce ci identifica, la voce dà la nostra personalità, la voce fa uscire tutto quello che abbiamo dentro. Non è l'unico modo di esprimersi, per carità, però una grande percentuale delle nostre espressioni avviene attraverso la voce. Pensate che se con la mia voce, esperimento, con la voce del mio personaggio, di Peter, dovessi interpretare delle frasi iconiche dei film famosissimi che tutti amiamo. Abbiamo delle slide, credo di essermi scordato il telecomando, torno subito, ce lo lancia il nostro, lui adesso è il mio nuovo supereroe, a lui, grazie, ti voglio bene, bel applauso, dovevo scordarmi qualcosa, era scritto, abbiamo adesso una slide già, che è questa, quindi se io dicessi con la mia voce, al mio segnale scatenate l'inferno, che schifo è, una schifezza. Sono Bond, James Bond. No, vedi, no. Non mi sto impegnando tanto a farle, magari le farei un po' meglio, però per farvi capire, Ohana significa famiglia e famiglia significa che nessuno deve essere abbandonato o dimenticato. Questa la sapevo fare in realtà, stretch un po', però vabbè, non lo faccio. Non è Leviosa, è Leviosa. Sentite che non hanno, se non le identifichiamo con quelle voci, con quelle conosciamo, non arrivano. Sei solo chiacchiere e distintivo. Questa la sapete, insieme a me. Il mio tessoro. Pure quest'altra la sapete. Adriana! Insomma, sembro matto. E un po' lo sono. Però, insomma, non avrebbero la stessa forza. Ecco. Quindi i personaggi a cui noi siamo affezionati hanno quella forza anche grazie alle loro voci. Non solo quelle italiane, chiaramente. Per noi in Italia, magari chi li vede in italiano, sì.
Visto che siete stati abbastanza bravi, ma vorrei coinvolgervi un po' di più per farvi capire quanto è potente la voce, quanto può essere anche uno strumento collettivo, no? È bello utilizzarla insieme. La voce nella collettività, ecco, pensate ai concerti. Uno va al concerto non solo per sentire il proprio artista preferito, ma anche per cantare insieme a tutte le altre persone. È proprio quello che crea anche tanta emozione. Allo stadio, io vado spesso allo stadio, sono un grande tifoso. E l'amore per la propria squadra e la carica che bisogna dare ai giocatori si esprime attraverso la voce. Si fanno i cori da stadio. Perché si fanno i cori da stadio? Perché la voce è uno strumento potentissimo. Si dice che chi gioca in casa con il proprio tifo ha più possibilità di vincere, no? È per questo, perché la voce è potentissima. E più siamo, e meglio è. Cioè, se tipo io faccio... Ho sempre voluto fare questa cosa. E-o! Però siete mosci, eh? E-o! 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 È più difficile. Dai, è facile! Vabbè, ho sempre voluto fare questa cosa. Insomma, la voce è uno strumento molto potente. Però vi voglio raccontare una storia adesso. Quando mi sono accorto che la voce era molto potente, che la mia voce era uno strumento, e la voce di tutti, era uno strumento molto potente. Anzi, parto ancora prima. Come sono nato? Perché la voce veramente è in grado di, a volte, di modificare i percorsi di vita delle persone e i destini. E può creare la vita. Dici, perché? Allora, io sono nato grazie alla voce. E direte, che vuol dire? Mio padre è un musicista, è un cantautore, e ha fatto per tanti anni il selezionatore dello Zecchino d'Oro. Mio fratello, io ho un fratello che fa anche lui un grandissimo doppiatore, un cantante, che non è figlio di mio padre, perché avevo due papà diversi, andò a fare le selezioni per lo Zecchino d'Oro, aveva 5 anni, fu selezionato da mio padre, andò poi a Bologna a fare lo Zecchino d'Oro e vinse lo Zecchino d'Oro con un altro bambino con la canzone Il coccodrillo come fa. Quando sentite il ritornello è la voce di mio fratello, Gabriele Patriarca. Dopodiché cominciò a prendere lezioni di canto da mio padre. E in quel frangente i miei genitori si innamorarono e dopo 2 anni sono cicciato io. E se mio padre non avesse saputo usare la voce, perché non avesse fatto il cantante, se mio fratello non fosse stato tanto intonato, le maestre dell'asilo a mia madre dissero lo porti a fare lo Zecchino d'Oro, le selezioni, perché è molto intonato. Se non fosse successo questo io non sarei mai nato. E ho sempre pensato questa cosa. Quindi io sono nato grazie al coccodrillo come fa, incredibile. Fa molto ridere. E poi ho cominciato a capire, crescendo, che avevo anche un talento innato per la voce, o forse respirando quell'ambiente sempre di canto, di recitazione, eccetera. Sono cresciuto un po', ho appreso un po' come una spugna, e quindi mi sono cimentato anch'io, un po' per gioco, fino ad arrivare, quando avevo più o meno 7 anni, a fare Nemo, il pesciolino Nemo, che ancora oggi è uno dei personaggi più iconici che ho fatto, se la batte giusto con Spidey. E mi sono reso conto della grande potenza della voce quando sono andato per la prima volta al cinema a riascoltarmi. Bellissimo. Avevo 7 anni, quindi non è che capivo molto, però capivo quello che dovevo capire. E quando ho sentito la mia voce uscire da quelle casse, in quella sala gremita, quando ho visto le persone reagire alle battute che io dicevo, ridere, piangere, commuoversi, emozionarsi, ho detto, ma che figo, lo voglio fare sempre, cioè voglio continuare a farlo per sempre. Lì l'ho cominciato a realizzare, che poteva essere proprio una cosa che mi sarei portato per sempre. E poi ho capito che uno scricciolo, ero piccolino, non che adesso sia cresciuto tantissimo, però ero molto piccolo, e con quella vocina minuscola ero riuscito a trasmettere delle emozioni grandi, perché Nemo poi ci fa venire i lacrimoni a tutti. Quando verso la fine Nemo dice ti voglio bene al papà, cioè proprio lacrimoni, anche io adesso se lo riguardo. E quindi ci sono piano piano ho preso consapevolezza di quanto la voce potesse essere potente. Un altro aneddoto che vi posso raccontare è quando ho incontrato Tom Holland, l'attore che interpreta Spidey, che è stata un'emozione grandissima vederlo, sì, ma neanche troppo. Quando ha iniziato a parlarmi in inglese, con la sua voce, sono rimasto pietrificato, perché la sua voce per me è un riferimento molto importante. Io ascolto la sua voce in cuffia mentre doppio e devo intonarmi molto, sono stato scelto perché riuscivo a intonarmi molto alle sue note. E quindi per me sentire la sua voce più che vederlo è stato un brivido incredibile, e mi sono emozionato.
la voce fa tanto, la voce identifica veramente i personaggi, ci aiuta tutti noi poi, perché non è solo un fatto dell'arte, io adesso parlo dell'arte, ma per tutti noi è uno strumento fondamentale per esprimersi. Noi siamo legati al suono, al rumore, adesso si parla di rumore, e alle voci. Noi scrolliamo video in continuazione in cui se ci cattura anche il suono, oltre che l'immagine, magari ci soffermiamo di più. Mandiamo messaggi vocali, perché forse esprimerci a parole scritte non ci basta più, a volte si può fraintendere, no? I messaggi si possono fraintendere, non si capisce la tonalità, il modo in cui si dice una cosa. Quindi la voce è importantissima. E, diciamo che... Grazie. E poi ci sono persone che si rendono conto un po' più di noi quanto sia preziosa questa cosa che abbiamo dentro, che reputo un superpotere. E l'ho capito piano piano. Non perché ho doppiato questo personaggio qui, ma perché mi è capitato di vedere, grazie anche ai social, insomma... ho cominciato a creare contenuti in cui si vedeva quello che c'era dietro, no? Il doppiaggio dei film, quindi il backstage un po'. E quindi spesso capita che ci siano molti fan in varie fiere, eventi, e mi sono reso conto di quanto, quando mi cominciano a chiedere mi fai la voce di, mi saluti mia sorella con la voce di, e io lo faccio molto volentieri, 3 secondi, una battuta di 5 secondi, crea un'emozione incredibile, un sorriso incredibile, gente che si commuove a volte, o comunque felicità, perché sentirsi salutato dal personaggio preferito è forse è qualcosa che magari io che lo faccio non lo capisco molto, ma capisco, vedo le reazioni, e questa cosa si è amplificata. Per esempio sono andato anche con Marco Noctis, che è il nostro Spidey che avete visto prima, uno stuntman professionista molto bravo che dopo vi presento. Siamo andati spesso negli ospedali. E lì ancora di più mi sono sentito un supereroe, perché veramente regalare un sorriso a dei bambini davvero poco fortunati, che facendosi una piccola chiacchierata con Spider-Man, io mi nascondevo dietro di lui e lui gesticolava, e, facendo una piccola chiacchierata con questo personaggio, gli cambiava la giornata, si alleviava un pochino tutta la fatica che c'era in quei momenti. E ho detto, cavolo, un po' come un supereroe che fa vedere un po' le sue doti, fa sparare una ragnatela magari in questo caso, e c'è chi rimane a bocca aperta, si crea una magia. E io con la voce posso fare questo, è una potenza incredibile. E lo possiamo fare un po' tutti in realtà. E poi pensiamo magari alle persone non vedenti. Io ho un amico che si chiama Davide Pigliacelli, che è un bravissimo cultore del doppiaggio, è un appassionato di doppiaggio, ha scritto saggi, ha un sito sul doppiaggio, e lui è un non vedente che si è appassionato al doppiaggio perché è l'unico modo che ha per godersi, per vedere i film, e grazie alle nostre voci riesce a vedere un film, a immedesimarsi nella storia, a vivere delle avventure, a sentire le atmosfere magiche, insieme anche ovviamente a tutti gli effetti sonori. E questo pure è un superpotere, mi sono sentito importante per qualcuno, e per lui la voce è vitale, la voce che ascolta è vitale. E questo, tutto questo, dove voglio arrivare? Per farvi capire che noi dentro di noi abbiamo questo piccolo superpotere, e nel mio caso il mio mestiere è la voce, ma nell'arte in generale un po' tutti gli artisti hanno dei piccoli superpoteri, no? Magari il corpo per uno stuntman o per un ballerino, le mani per un disegnatore, per un pianista, un musicista, e sono tutte cose che abbiamo dentro, che servono a trasmettere emozioni, cose innate, che sono umane e devono rimanere tali. Perché pare che ultimamente, insomma, alcune emozioni che vengono generate da un'intelligenza artificiale possano sostituire quelle umane, quelle create dall'intelletto e dal cuore. E questo, secondo me, non dobbiamo permetterlo. E dico dobbiamo perché abbiamo tutti noi in mano un po' questa decisione. Perché la tecnologia non si può arrestare, e io sono uno amante della tecnologia, io non mi alzo neanche dal divano per spegnere le luci col telefono, anzi con il comando vocale, insomma sono amante della tecnologia, però fino a un certo punto. Nell'arte no, nell'arte secondo me non può succedere, e alcune persone vogliono che succeda, e se noi permettiamo, e il pubblico è importante in questo, perché il pubblico può decidere. Se noi permettiamo che l'arte diventi artificiale, è proprio una cosa
impensabile, perché niente può ricreare quello che noi viviamo dentro e che riusciamo a trasmettere attraverso la voce o altri modi. Quindi quello che vi dico è, riflettete su questo, perché abbiamo in mano tutti questa decisione, veramente, e niente, che l'arte non può essere artificiale. Io adesso chiudo presentandovi il nostro amichevole Spidey di quartiere, che è Marco Noctis, che è stato bravissimo, e anche lui è un artista che con il corpo riesce a fare delle cose, e anche nel suo campo c'è questo rischio. Quindi su tante cose l'intelligenza artificiale, la tecnologia ci può elevare, ci può far... Marco Noctis, un bel applauso! Ci può elevare, ci può far migliorare la nostra vita, però sull'arte, ragazzi, l'arte deve rimanere umana. Mi raccomando, grazie. Grazie mille.